si sono ritrovati questa mattina in piazza Plebiscito, dipendenti e utenti del centro sportivo Le Gemelle, per manifestare insieme contro la nuova gestione della struttura, che sta causando non pochi problemi a lavoratori sportivi, negli anni diventati una grande famiglia. Siamo qui in piazza Plebiscito per rendere partecipe tutta la città di quello che è accaduto dal mese di agosto 2018 ad oggi, ovvero l'entrata in scena della Sport Life con l'amministratore unico Vincenzo Serraiocco. Praticamente un centro sportivo, Le Gemelle, di oltre 2300 persone, dall'arrivo di Vincenzo Serraiocco ha cominciato ad avere dei continui disservizi, ovvero ben 4 distacchi delle utenze, acqua, luce e gas, 3 mensilità di stipendi arretrati a tutti i dipendenti e collaboratori del centro, la rescissione del contratto con la società di pulizie e l'allontanamento anche di alcuni fornitori, tra cui attrezzature sportive, biologi e quant'altro. È chiaro che la situazione non è più sostenibile e quindi abbiamo cercato di rendere la città solidale, come lo è stata nei nostri confronti. Le prospettive sono diverse, nel senso Vincenzo Serraiocco tira dritto per la sua strada, infatti dichiara che lunedì vuole riaprire il centro, ma possiamo già assicurare che non è possibile in quanto nel centro adesso manca la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, oltre i 40 dipendenti che non hanno più dato la disponibilità a tornare al lavoro. Adesso stiamo comunicando con il Comune per un riavvio delle attività con una nuova sistemazione, con un nuovo asset e a breve probabilmente avremo delle novità. Speriamo già per la fine di questo mese di poter ripartire nella più totale normalità. In piazza anche il sindaco Mario Pupillo, che nonostante continui a sperare in una risoluzione bonaria e veloce della faccenda, assicura azioni legali qualora la situazione non dovesse sbloccarsi.